buongiorno ragazzi, spero che mi sentiate oggi perché come vedete non sono a bordo né della bicicletta né della mia macchina, ma bensì del mitico Puffo Burlone, il furgone camperizzato su Alfa Romeo 35 AR8 classe 1978. Io ormai dal 2006 ci ho fatto un sacco di giri, oggi sto andando a Fondotoce sul Lago Maggiore, dove c'è un campeggino abbastanza economico dove poterlo lasciare, e da lì partirò a farmi i miei soliti giri in bicicletta, che ovviamente ho qua dietro insieme a me. Oggi, visto che è giorno di spostamento e piazzamento al campeggio, farò un giro breve, mi girerò il lago di Mergozzo, ma domani sveglia presto e andrò verso Intra, dove prendo il battello per andare sulla sponda lombarda del lago, ovvero all'Aveno, e da lì farò tutto il giro in senso orario, andando verso sud su quella sponda e poi tornando dal lato di Arona per un totale di circa 90 km. Dicevo, oggi avendo solo il pomeriggio mi farò un giretto tranquillo proprio da turista intorno al lago di Mergozzo. Prenderò prima la prima parte della ciclovia del Toce per poi infilarmi verso il lago di Mergozzo senza continuare verso la Val d'Ossola. Ma che bomba sto sentiero, ma che bomba, veramente carino, con questi passaggi sul ponte, tutto in riva al Toce, bello, mi sta piacendo ed è appena cominciato. Di un giro semplice io vado a cercarmi le varianti in salita per forza. Ho preso una deviazione per Ornavasso per fare un po' più di chilometri. Adesso sono alla chiesa di San Nicola, mi pare. Guardate che carino il paesaggio. Per andare giù una panorama non è eccezionale, ma questa scaletta qua, guardate che bella. Dai, vediamo il lato positivo. Andare su per questa salita è positivo perché tanto è la strada che devo fare per tornare, quindi dopo questa è tutta la discesa. Però vado dove ti ho portato. Eh?
Dunque ragazzi, sono arrivato al santuario della Madonna della Guardia, questo qui, che è di fronte alla torre di Ornavasso, con accanto la serra per la cannabis. Vi piacerebbe, eh? Oggi giretto breve, sono arrivato al lago di Mergozzo e mi vizio con un gelatozzo. A dopo, perché si sta già sciogliendo. Ore 18:15 sono tornato al campeggio. Dei 20-25 km che dovevo fare oggi come giro tranquillo solo del pomeriggio, ne ho fatti alla fine, guardate un po', 46, se si vede. E domani devo ancora decidere se fare il giro del lago a sud, tutta la parte italiana, o il giro del lago nord, che però sono 85 km quello sud e 114 quello nord, con un 1000 metri di dislivello, perciò sto valutando. Se parto presto comunque il giro si fa tranquillo e basta. Adesso mi mangio un po' di jerky e aspetto che la temperatura cali e vado a farmi un mega doccione. Poi non so neanche se vi ho ancora fatto fare un bel tour all'interno del mio super puffo burlone, ma se lo faccio ve lo faccio vedere a fine del video. Buona serata.